Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno a tutti, apriamo una nuova settimana di Si gonfia la rete, voce di popolo, come sempre a mezzogiorno su Radio Marte, per parlare del mercato del nostro Napoli, che al momento è, insomma, piuttosto fermo, per usare un eufemismo. Ci sono tanti nomi per tanti reparti, si sfogliano le margherite, ma niente sembra entrato ancora nel vivo, anche perché niente è entrato nel vivo sul fronte delle uscite, e abbiamo evidenziato più volte come per il Napoli sia necessario vendere qualcuno prima o poi di sostituire i giocatori, o comunque avere la liquidità che serve per andare a coprire quelle che sono le posizioni in cui serve coprire qualcosa, no? In questa rosa altamente competitiva e di buon grado accettata, diciamo così, sposata da Luciano Spalletti. 0816363633 è intanto comunque il numero per intervenire al nostro microfono. C'è anche il 3396669990, dove aspettiamo i vostri WhatsApp scritti e vocali, con un occhio che va ovviamente anche all'europeo, con l'Italia che ha superato il girone agevolmente a punteggio pieno, un'altra vittoria ieri bella e non banale contro il Galles, considerato che, insomma, Alberto Mancini ha cambiato praticamente tutta la squadra. In tal senso riposo anche per i nostri Insigne e Di Lorenzo, come per tanti altri. Alex Meret è difatti l'unico giocatore non ancora schierato da Mancini a questo europeo, tra i 26 a disposizione della selezione azzurra. Meret, che intanto pare vada verso il rinnovo di contratto con il Napoli, con un ricco aumento, con la prospettiva di essere un titolare finalmente inamovibile dei pali del Napoli. Ne parleremo a breve con Raffaele Auriemma, ovviamente, per tutti gli aggiornamenti. Cercheremo anche con qualcuno che l'ha conosciuto, il buon Alex, di capire un po' che futuro ci potrà essere per lui all'ombra del Vesuvio. Intanto, parlando di europei, tante critiche invece piovono addosso alla Spagna di Fabian Ruiz, che continua comunque a essere un uomo mercato. Dopo i soli 2 minuti giocati nella gara di esordio della Spagna, l'altro ieri è subentrato al 68esimo a Moreno, insomma, messo insieme altri 22 minuti, non è il tipo di europeo, ecco, che ci si aspettava da Fabian Ruiz, e che si sperava, o meglio, che De Laurentiis magari sperava, per poterlo vendere eventualmente al meglio, no? Quindi difficile pensare possono arrivare offerte straordinarie, seppure un giocatore che certo non aveva bisogno degli europei per essere noto, ecco, ai taccuini degli operatori di mercato a livello internazionale. Staremo a vedere cosa accadrà. Intanto ricordo lo 0816363663 per intervenire al telefono, oltre che il 3396669990. A proposito di europei, oggi tocca a Elif Elmas, ultima uscita con la sua Macedonia. Dopo le 2 sconfitte si proverà a chiudere con dignità, almeno, insomma, contro l'Olanda. Vediamo se la Macedonia comunque ricorrerà ancora al giovane del Napoli, o se per quest'ultima partita magari farà un po' di turnover. Ucraina, Austria, Finlandia, Belgio con in campo Dries Mertens, e Russia e Danimarca chiudono il quadro di giornata. C'è Angelo al telefono con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. No, effettivamente la razionale, come anche il Napoli, è una vetrina per società, diciamo, importanti, e viene fuori che anche Fabian, che Zielinski sono degli ottimi giocatori. Fabian forse avrà ancora un percorso di crescita, però ogni tanto qualcuno si è detto un po' sopravvalutato, insomma non è ancora un giocatore formato. Io penso che l'unico che De Laurentiis possa sperare di vendere a grosse cifre, che rispetto, diciamo, al giocatore dove ci può essere una certa richiesta, è solo Koulibaly, ma gli altri non sono giocatori. Comunque anche lo stesso Fabian, che vale la pena allo Stato spendere 50-60 milioni di euro, non penso proprio. Detto questo, io abbandono l'argomento nazionale e vi dico, ragazzi, non sono l'unico, a me dispiace, forse sarà pure sbagliato, ma io non mi sto appassionando tanto, perché purtroppo oramai certi effetti stress negativi, chiamiamole così, non sono andati ancora via. Quindi onestamente sì, seguo con attenzione, ma voglio dire una cosa che riguarda anche Raffaele, tra l'altro, perché ho difeso Raffaele su questa cosa, e mi spiego. Che cosa succede? Che tutte quelle persone che non possono, non vogliono, forse non possono parlare male della Renzi, stanno sfruttando la questione Gattuso per riabilitare De Laurentiis. Cioè, per dire, avete visto?
Allora, a me su questo punto è piaciuto molto l'intervento di Renga. Ha detto fermi, calmi, state buoni, non conosciamo i fatti. Voglio dire, Gattuso ha fatto tanto bene a Napoli, ecco perché qui ho difeso Raffaele, perché tutti avete visto Auriemma l'ha difeso. Invece io ho detto non è vero, su alcune chat bene ha fatto a difenderlo Gattuso. Tra l'altro perché Gattuso comunque ha dato molto. Una scena che poi, raccontano una verità. No, ma poi questi discorsi, voglio dire, noi non sappiamo bene le cose come sono andate. Ah, io mi auguro che veramente che finisca questo senso stampa e che Gattuso possa dire qualche cosa. E forse allora capiremo. Quindi voglio dire, per me, io su Gattuso ho certo, se avesse fatto quello che hanno detto, non ne uscirebbe bene. Però io qualche dubbio ce l'ho. Dobbiamo però salutarti, dico Angelo. Va bene, grazie a voi. Tutto grazie chiarissimo. A voi sempre. Grazie, ciao Raffaele, buongiorno. Ascoltare sì, anche tu il commento di Angelo. Ascoltavo, ero al telefono con diversi, ma tu lo sai che quando molti personaggi che sono stati nel Napoli, quando vanno fuori dal Napoli, non vogliono più parlare del Napoli. Non vogliono più parlare del Napoli. E ti dico che anche chi esce dal Bari non vuole parlare né del Bari e neanche del Napoli, che non c'entra niente. Ma veramente, ma perché? Perché dobbiamo essere. Regime del terrore, non lo so. E perché? Che poi io ascoltavo quello che diceva Angelo e lo condivido, come. Diciamo come strategia di comunicazione è quella che ha detto Angelo. Quando De Laurentiis ci definisce pennivendoli, perché probabilmente vorrebbe che fossimo tutti come certi pennivendoli che quando hanno da andare in soccorso della barca che diciamo sta prendendo un po' d'acqua, che cosa fanno? Tirano in mezzo Gattuso. Ora io mi chiedo una cosa. Ma lo sapete che Gattuso non è più l'allenatore del Napoli? Lo sapete? Perché se non lo sapete, io non mi meraviglio, perché quelli che attaccano Gattuso non capiscono un caspita di calcio e quindi attaccano Gattuso perché devono, come ha detto Angelo, trovare una strada per una soluzione alternativa a certe critiche. Però fate attenzione, perché i tifosi veri, quelli che espongono gli striscioni chiedendo la verità su quanto accaduto di recente, quelli poi vi leggono, vi osservano e vi potrebbero anche criticare un giorno, perché oggi la state facendo franca, perché dite quello che volete o quello che vi viene chiesto di dire liberamente. Allora sai qual è la cosa, la meschinità che viene fuori da certi ragionamenti? Io capisco chi critica Gattuso, perché non è che noi possiamo essere tutti d'accordo, no? Certo. Allora tu lo puoi criticare Gattuso, ma perché nell'ambito di questa critica si omettono due particolari importanti? Uno, io non leggo mai che ha vinto la Coppa Italia, cioè quando tu leggi le critiche a Gattuso non c'è mai scritto che ha vinto la Coppa Italia, Non so quante volte invece ho sentito dire quello che ha vinto, sentito ripetere quello che aveva vinto Benitez, no? Per esempio, anche a fronte di serate come quella di Bilbao o come quella di Napoli-Lazio, però ha vinto. Però con ha Gattuso vinto. Non si dice mai, però mai. Ha vinto. Allora dico, voi siete meschini, io lo so, perché i pennivendoli sono quelli che fanno così. Ha ragione De Laurentiis a chiamarvi tale, però lui vorrebbe che fossimo tutti così, ma non lo siamo. Noi ragioniamo con la nostra testa, quindi Gattuso, per carità, le critiche sono comprensibili. Tu dici una cosa, io ne dico un'altra. La Coppa Italia è sparita dai ragionamenti di questa gentaglia. Seconda cosa, ma ci vogliamo dimenticare i calciatori che ha rilanciato Gattuso? In primis Lozano, che con Ancelotti sembrava un pacco da 50 milioni di euro, compreso commissioni e tutto, sì, 50 milioni di euro ha rilanciato Lozano, ha finalmente dato un ruolo a Zielinski. Ora noi sappiamo chi è Zielinski e dove può essere collocato. Ha giocato la sua miglior stagione nel Napoli con Gattuso, senza ombra di dubbio, no? E vogliamo parlare, ma lo stesso Fabian Ruiz, che ha trovato un dinamismo diverso rispetto a quello che conoscevamo. E possiamo parlare di Yusai, rilanciato nuovamente dopo il periodo grigio di Ancelotti. E ragazzi, ma queste cose, voi se siete onesti, ma non lo siete, altrimenti non sareste dei pennivendoli, se siete onesti, voi queste cose sulla bilancia le dovete mettere, altrimenti si capisce che voi lo fate per una ragione di Stato, volete proteggere o difendere un interesse, o che ne so, o anche qualcosa di più dell'interesse. Però la storia del capro espiatorio, che è durata per qualche mese, adesso basta, è finita la stagione, basta. E dal 30 giugno poi anche a livello di contratti alla mano, insomma, non ci sarà più niente che lega il Napoli e Gattuso, dunque non so a cosa ci appelleremo. Pasquale, mi sono un po' dilungato, però sentiamo Pasquale. Buongiorno.
Buongiorno a voi, sono Pasquale da Vito, sempre ciao. Complimenti, bravissimi. Grazie. Volevo dire una cosa, il discorso di Angelo è bellissimo, è perfetto, soltanto che non è realista. E spiego il perché, Angelo mi perdoni. Allora, un uomo di 71 anni non lo puoi cambiare più. Lui è fatto così, ogni volta che esce esterna e butta... Per carità, il problema siamo noi che invece assecondiamo certe logiche, caro Pasquale. Non ti do torto, la cosa che voglio aggiungere è questa. Per uno come me che vive fuori e che vive la sua napoletanità appieno, pur essendo da fuori, mi aggrappo alle vostre trasmissioni e al simbolo Napoli, la domenica è importante vedermi la partita. C'è un'alternativa a De Laurentiis? No, e purtroppo con i suoi grandissimi problemi, io non lo critico nemmeno più, perché purtroppo è così quest'uomo qui, che vogliamo fare? C'è un'alternativa? No, e me lo tengo così com'è. Esatto. Se sbaglio correggetemi. No, hai ragione, sono d'accordo con te, caro Pasquale, ti salutiamo e ci fermiamo anche perché adesso abbiamo il primo pit stop. È vero, primo break pubblicitario, torniamo tra pochissimo. 0816363 per intervenire telefonicamente, tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, caro Andrea Falco, ricordiamo anche i numeri per interagire con noi. Subito, 0816363, il numero per le vostre telefonate. Nel frattempo ci sono come sempre tanti WhatsApp vocali al 339-666-9990. Allora, Gianni scrive: non sono sempre d'accordo con te, ma in quanto a onestà e coerenza sei il numero uno, molti pennivendoli e non solo sportivi dovrebbero solo prendere esempio. Ti ringrazio Gianni, ma sai dove che cadono questi personaggi? Quando attaccano i professionisti sul personale. Io ho sempre giudicato gli allenatori, i calciatori, per quello che hanno reso nel Napoli, mai gli aspetti personali. Quando invece si attacca per gli aspetti personali, addirittura stanno tirando in ballo che Gattuso è omofobo, sessista, cioè, ma vi rendete conto, no? Se addirittura, come si chiama l'allenatrice? Katia? No, quell'altra che ha allenato pure il Perugia di Gaucci tanti anni fa. Vabbè, comunque, una donna che è notoriamente sta insieme ad un'altra donna, quindi... La Bertolini? No, ha difeso pubblicamente Gattuso. Ma che state dicendo? Perché? Perché lo fanno per attaccare la persona e distogliere l'attenzione dai veri problemi che dobbiamo... La Morace. Ce l'ho fatta, al terzo giro ce l'ho fatta. La Morace. Che ha difeso pubblicamente Gattuso. Ma dico, se Gattuso fosse stato sessista, omofobo, il primo, la prima ad attaccarlo sarebbe stata la Morace, ma subito, non è che ci avrebbe messo troppo ma tempo. Io faccio proprio fatica a vedere Gattuso che discrimina qualcosa o qualcuno, cioè proprio il problema, caro Andrea guardando Falco, il tipo di persona è che a Napoli c'è troppa gente mediocre e noi siamo, è lì che siamo fallibili, è lì che ci attaccano sulla nostra mediocrità che è tesa sempre al servizio di qualcuno, mica così, perché uno quando sa che è mediocre si deve per forza mettere al servizio di qualcun altro, altrimenti resta nella sua mediocrità e basta, invece così la esprime ai massimi livelli. Claudio al telefono, ciao, buongiorno. Buongiorno Claudio. Buongiorno a voi, io volevo aggiungere ai pennivendoli anche i radiovendoli, mi scusi, no, il termine, ma pennivendoli è un termine generico, non è che sono quelli che scrivono. Io invece vado nel dettaglio perché il problema grosso è che finché un tifoso come me o come un altro può criticare Gattuso piuttosto che Benito, hai ragionissimo, hai ragionissimo. Il tifoso deve fare questo. Io mi ricordo da piccolo con chi era tifoso di altro, ci facciamo la gara, il numero uno chi vince, tu vieni, io c'ho Zoff, tu a chi c'hai, ok, però un addetto ai lavori che si comporta così è deprimente, c'è una mancanza di rispetto. Io capisco che c'è una persona, e non faccio nome perché non sta nella vostra radio, che l'hanno messo fuori dalla porta dappertutto e l'unica cosa che gli è rimasta è quello, però un po' di decenza. No, allora, oltre ad attaccare me ogni tanto, quindi o quello sì, è quello, no, quello è senza, quello. Ma Maurizio, a me sa che cosa mi hanno insegnato, e sì, penso anche a lei, sono un poco più grande, che se mi attaccano perché hanno paura di me. È la verità, questa è la verità. Hanno paura, mi temono, bravo. Perché altrimenti non non ci calcolano proprio, hai ragione. Non ci calcolano. Va bene, grazie della tua chiamata, grazie. Sentiamo anche qualche messaggio vocale.
ne sono arrivati come al solito tantissimi, sentiamone. L'amorace. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Raffaele, senti una cosa, io per quanto che so, Gattuso quando stava con il Milan, giocavano il Milan, firmava in bianco. Lui il contratto non voleva proprio. Voleva cifre, c'è piena la firma e se ne andava. Va bene? Ma tutte queste cose su Gattuso, ma andare sempre a mano di Gattuso, non andare su quelle che hanno detto a gente e quelle che dicono gli altri. Esatto, prima va bene, ti voglio bene e ti abbraccio. Ciao, un bacio forte, buona giornata. Sentiamo Luigi, eccolo qua, Luigi. Ciao, buongiorno a voi, chiamo da Pisa, tifosissimo del Napoli. Ti volevo dire una cosa, non so se hai sentito ieri per la partita della nazionale i giocatori gallesi che si sono inginocchiati, alcuni italiani che si sono inginocchiati, però la ciliegina non è tanto questo, ma il signor Marchisio che ha fatto la melina sull'inginocchiamento che tanti giocatori italiani non hanno fatto. Ma lui si è mai inginocchiato per chiedere scusa ai napoletani per tutti i gol che ha fatto nello spogliatoio della Juve? Napoli la si chiama doppia morale questa qui, capito? Lo so, è questo. Poi dicono che noi ce l'abbiamo con loro. Comunque ti volevo aggiungere questo, sì. È vero, a Napoli purtroppo, essendoci una grande evasione scolastica, come tu sai, c'è anche una grande ignoranza che a volte ci penalizza. Purtroppo hai ragione, mi dispiace molto, però io farò in modo, nel mio piccolo, di provare a far capire certe cose, perché ti ringrazio. Hai ragione e ti ringrazio, Luigi. Io trovo giuste le critiche, per esempio sentivo quelle di Tiotino ieri alla Rai. Bravissimo, Tiotino, bravissimo. A chi sta a capo, cioè insomma se c'è un dirigente federale, un team, cioè qualcuno che istruisca una squadra davanti a una cosa del genere. Si sa che il Galles ha questa usanza e non è che Belotti mi deve dare la sua risposta, la sua posizione, e Pessina mi deve dare la sua. Deve essere la nazionale italiana come fronte compatto a dire come ci comportiamo davanti a questa cosa che il Galles già sai, certo, che farà, si poteva e si doveva gestire sicuramente meglio. Ma tornando a Gattuso, ma tu lo sai che io addirittura da qualche parte ho letto uno stralcio della cosa che lui avrebbe fatto andare via Locatelli dal Milan. Cioè avrebbe detto al Milan vendete Locatelli. Gattuso, che era nella primavera del Milan, messo in prima squadra dopo l'esonero di Montella, se non sbaglio, sì, no? Avrebbe detto no, mandate via Locatelli subito. Cioè, ma io dico, ma si può essere più disonesti di così? Tra l'altro Locatelli il Sassuolo non credo l'abbia avuto in regalo, l'ha pagato una cosa come 17 milioni, vabbè, che per quella società sono tantissimi soldi. Perché il Milan aveva bisogno di liquidità, semplicemente. Quindi no, è stato Gattuso a mandar via Locatelli. Luca, che scarsi, ciao. Mamma mia. Ciao, Luca, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Ciao Luca, ti sentiamo a tratti. Buongiorno. Ecco, adesso bene. No, adesso non più. Sentite? È a tratti, Luca, se provi a guadagnare una posizione migliore, intanto mandiamo anche un messaggio vocale. Buongiorno Andrea, buongiorno Pipe, sto Serazzano, Raffaele, tutto bene? Tutto bene. Voglio sempre molto di bene, lo sai? Anche io. Raffaele, dobbiamo aspettare il 1° luglio, perché il 30, come sai, il 30 giugno scade il contratto di Gattuso. E secondo me Raffaele il 1° luglio farà una conferenza a Gattuso contro la verità. Cioè, e lui è per la verità. Esatto. Nessun contro, lui è per la verità. Il 1° luglio sappiamo tutto, Raffaele, la storia di Napoli Verona, va bene? E secondo me ad Aurelio De Laurentiis lo farà proprio una. Non credo proprio. Ciao Raffaele, forza Napoli sempre. Non lo farà, sono convinto che non lo farà. Racconterà le cose come sono andate, anche perché, sai Andrea, gli striscioni che sono apparsi a reclamare la verità su quanto accaduto, perché una verità dovrà esserci, pure a dire abbiamo sbagliato partita, si può dire questo, no? Almeno questo, no, quantomeno devi giustificare perché l'atteggiamento della squadra è apparso così remissivo, no? Io vedo questi attacchi a Gattuso reiterati proprio dopo l'esposizione di quegli striscioni, perché quegli striscioni raccontano qualcosa che sanno in tanti, dai dirigenti ai calciatori all'allenatore, quindi è rivolto a tutti. Invece no, spostiamo il tiro su Gattuso e quindi rimestiamo ancora della roba che ormai, per me Gattuso è stato un ottimo allenatore del Napoli, lo ringrazio per quello che ha fatto, ma adesso c'è Spalletti. Cioè, vogliamo parlare pure di Spalletti o no? Danilo, vuoi parlare tu di Spalletti? Buongiorno. Ma guarda, vorrei tanto parlare di Spalletti, ma la vorrei soprattutto sentire, perché ormai è vero. È la cosa che fa rabbia questa qui, cioè noi
siamo alla ricerca di una notizia quando notizia non c'è. Io la rabbia è questa, e poi escono le dichiarazioni di Laurenti quattro giorni dopo, e parla di Netflix, parla di della volpe e l'uva, che la Champions adesso non serve più perché non l'ha raggiunta. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Io vorrei capire dove vogliono arrivare, perché veramente c'è tanto disamore adesso per questa squadra. Questo è vero. Io come posso mio padre, ho un figlio di 2 anni, come posso dire al mio figlio: segui il calcio perché è amato Diego, segui il calcio perché il Napoli è la nostra fide? Come glielo posso spiegare quando viene maltrattato e calpestato ogni giorno? Cioè, fa rabbia, fa molta rabbia. Cioè, adesso dobbiamo guardare una nazionale dove ci sono calciatori pagati da club, che ridono, scherzano, ballano, ed è bello così perché sono ragazzi. Ma noi dobbiamo stare a guardarli e arrabbiati, dobbiamo aspettare che qualcuno ci dica X, Y, esatto. Z, se ce lo vogliono dire, perché per me andrà tutto nel dimenticatoio. Temo anche io, Danilo, temo anche io. Ti ringrazio molto. Allora, Pasquale Danola, il problema non è l'ignoranza da evasione scolastica, ma è la malafede di chi a scuola ci è andato e usa il suo ruolo per mantenere la cosiddetta linea editoriale facendo sfoggio di lecchinaggio e ottusa faziosità. Poi Pasquale fa capire un nome, ma Pasquale ti sbagli, pure quello lì non è andato a scuola, mica è andato a scuola quello lì, Perciò lascia perdere, non è inutile individuare dei soggetti, quella è una categoria che si deve ogni tanto aggregare a qualcosa. Senti, al volo, per parlare anche un po' di mercato, no? Tu un anno e mezzo fa più o meno tirasti fuori un nome di un calciatore greco fortissimo, all'epoca sconosciuto ai più, tale Tsimikas, terzino sinistro. Sentimmo il suo procuratore in anteprima. Posso permettermi di aggiungere che qualcuno, non capendo di che cosa stava parlando, diceva che il Napoli voleva prendere l'altro terzino, che era la riserva di Tsimikas. Te lo dico dopo la pubblicità, e mi ricordo anche il dettaglio che noi sentimmo, esatto. Sì, per condicio, sì. Anche il suo procuratore giustamente si disse estraneo, esatto, a tutto. Ma Tsimikas, che ha appena firmato con il Liverpool, uno dei club più ricchi e più in salute al mondo, può venire al Napoli dopo un anno? Ma può darsi pure, nel calcio tutto è possibile. Secondo me no. Secondo me, lo ripeto, il terzino sinistro che il Napoli può prendere in condizioni attuali, cioè in mancanza di denaro, si chiama Kolasinac. Ve lo ripeto, è un tedesco, si chiama Kolasinac, perché lo prenderebbe a pochi euro, visto che lui è stato in prestito allo Schalke 04, che è retrocesso, è di proprietà dell'Arsenal. E l'anno prossimo va a scadenza, lo puoi prendere. Questo è il mercato che può fare il Napoli. Io mi stupirei molto che il Napoli prendesse Emerson Palmieri, che guadagna 4 milioni. Sì, è vero, l'anno prossimo andrà a scadenza, ma vuoi che un calciatore così bravo va a guadagnare di meno con il cartellino a scadenza? Può darsi pure, però io, conoscendo i calciatori, mi stupirei tanto. Leonardo Cutris, sì, l'altro, esatto, greco, esatto, mezzo brasiliano, oggi al Fortuna Düsseldorf, ma in prestito dall'Olympiakos, quindi non è andata proprio benissimo. Bene. No? Va bene, dobbiamo fermarci, pochi istanti, a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, intanto che Andrea Falco sta recuperando un ospite da mandare in onda. Ascoltiamo ancora qualche messaggio vocale di quelli che ci state mandando, eccone uno. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Io continuo a non guardare partite, sono troppo deluso, sono 3 anni che non riesco più a divertirmi, anche con l'Italia, nonostante va bene, dopo 10 minuti sono annoiato, un po' forse, scusate, schifato. Schifato, certo, come lo puoi dire tranquillamente. Buona giornata. Grazie a te. Si sente molta amarezza, molta tristezza in questi amici che ci contattano, ma li capisco, anche se devo essere sincero, a me questi europei, ci sono alcune squadre che mi stanno piacendo non poco, ma anzi
tanto, veramente tanto. Solo la Spagna, che indubbiamente probabilmente è tornata indietro di qualche anno, deve ricostruirsi in un ciclo che è finito, e nel nuovo ciclo purtroppo devo dire Fabian Ruiz non è manco titolare, quindi vabbè, comunque allora sentiamo ancora altri messaggi, io li apro così. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele, sono Ciro. Raffaele, ti volevo chiedere, a tuo avviso il pubblico tornerà di nuovo in massa al San Paolo? Perché dopo tutta questa assenza, diciamo, c'è voglia, perché sarebbe un'arma in più rispetto alle altre squadre. Sappiamo la passione napoletana, tu che ne pensi? Io la penso come te. Il pubblico del San Paolo certamente tornerà, ma non normalmente, proprio trabocchevole, perché non vedono l'ora di far sentire il loro messaggio ai calciatori, alla dirigenza, a tutti, all'ambiente, perché amici miei, il pubblico è fondamentale per le fortune di una squadra, anche nell'esporre delle critiche, perché le critiche servono per migliorarsi. Se tu vai in campo bene, male, quello che succede succede, nessuno ti dice niente, poi diventa quasi la normalità anche perdere le partite, no? Invece così direi che forse il pubblico al San Paolo è mancato molto anche per questo aspetto. Mi pare tu abbia recuperato il primo ospite della giornata, no? Assolutamente sì, lui si chiama Luis Gonçalves, è un allenatore portoghese, perché ci interessa, perché fino al 31 marzo di quest'anno e per diversi anni ha allenato la nazionale del Mozambico, direi il Mozambico, il Mozambico, perché la nazionale dove gioca Renildo Mandava, ancora non ho ben capito come si pronuncia, anche perché tutti lo chiamano semplicemente Renildo. Mr. Gonçalves, good morning. Bom dia. Good morning. Hello, how Mr. are you? Gonçalves. We are very, very fine. And you? I'm fine, thank you. Bene, it's bene. It's a pleasure to be here talking with you. It's our pleasure, Mr. Gonçalves. Io subito vorrei chiedergli proprio ex abrupto, così, a bruciapelo, perché si parla di Mandava, che è un calciatore fortissimo, noi l'abbiamo visto insieme a Gudmundsson, sono due esterni sinistri veramente spaziali. Che tipo di calciatore è questo esterno sinistro del Lille? Mr. Gonçalves, what kind of footballer is Mandava, Lille left back? Yes, first of all, he's a very, he has a strong character that give him very high motivation to work hard, to be very strong on the pitch, on the field, and he's a player that train in high intensity always. Mm-hmm. He want to improve his qualities. So he's a player that is a modern left back. He does corridor. Always left corridor. He goes up to attack, but he's also a good defender. Yeah. So for me, he's a complete defender. He's a complete player in his position. Let me translate. He's just strong, a second. He's fast. Yeah, sorry. Yeah, for sure. Allora, innanzitutto lo descrive come un terzino sinistro moderno, con grande propensione offensiva, ma attenzione, perché è anche un ottimo difensore. È veloce, è forte fisicamente, ma è un ottimo difensore, è una caratteristica non da sottovalutare, visto che molti terzini che spingono poi spingono solo, lui invece è anche un ottimo difensore, ma soprattutto è quello che lo colpisce, che è un giocatore con un carattere molto forte, una mentalità d'acciaio, un duro lavoratore, uno che ci tiene sempre a migliorare, che spinge, e su quella fascia è un vero e proprio corridore. Però mi piaceva questa cosa del carattere, Raffaele, perché quante volte abbiamo sottolineato che al Napoli servono giocatori, no, un certo temperamento, ma così come l'ha descritto sembra il calciatore per allora, ma ce l'ha un difetto Mandava, quindi glielo voglio chiedere, Mr. Gonçalves, but does Mandava have a flow? As you have it right, it seems like the perfect footballer. Sì, stronger than Marcelo, maybe. Stronger than Marcelo, I don't know. Maybe in the near future, we never know, because each player is different, you know? Yeah, but no, the question was, is there something that he should improve, or is it already a perfect player?
Ah, okay, sorry. No, of course, he could improve some things. He could be better in the heading, you know, play with head. He could be better a little bit, but besides that, he's very, very complete, you know. He's very intelligent. He reads the game well. He has a good cross. And for me, he's a very complete player. Maybe the heading could be better, yes. Ok, c'è una cosa su cui può migliorare dal suo punto di vista, che è il gioco aereo, il gioco di testa, ecco lì può crescere. E poi, facendo un parallelo, ci dice invece la testa la usa molto bene sotto un altro punto di vista, nel senso che è un giocatore intelligente, che è un giocatore che legge bene il gioco, che ha un ottimo cross. Se devo dire appunto una cosa in cui può migliorare, secondo me è il gioco aereo. Sì, sappiamo che Mandanda ha vinto il titolo con il Lille quest'anno, anche a sorpresa, no? Con il tecnico Galtier, lì dove c'era anche fino a un anno fa Osimhen. Ma non è che Gonçalves pensa che adesso sia arrivato il momento di misurarsi, di competere con una realtà forse più importante come la Serie A? Mandanda won the French Championship with Lille at the last of this year. Do you think is the time to come to compete with the Italian Serie A now? Yes, if he goes to Serie A, is a very good step in his career, because Serie A in Italy is one of the best leagues in the world, you know. And I think if he goes to Napoli, is one step more in his career. I think it could be good for him. Of course, Napoli has his own characteristics. It's a team with a very particular characteristics. But if Reinildo could adapt well to the country, to the region, to the club, is very good for him, because Serie A is fantastic, you know. E poi lui conosce Terzini, penso che troverebbe qui a Napoli, che Goulam lo avrà affrontato, immagino, in Coppa d'Africa, in Mozambico, e Mario Rui è portoghese come proprio il signor Gonçalves. No, ci diceva sicuramente la Serie A sarebbe uno step avanti, uno step oltre per la sua carriera, poiché insomma è un giocatore che potrebbe, adattandosi bene, ecco, con un po' di tempo, rendere al meglio in quella che secondo lui è una lega che sicuramente è un campionato che è sicuramente più competitivo, no, rispetto alla Ligue 1, quindi arrivare al Napoli sarebbe un bel passo per lui. Posso chiedergli al volo se ha contatti con Reinildo, insomma, da quanto tempo non gli parla, e se ha anche parlato un po' di mercato. Did you hear recently Reinildo, and maybe did he tell you something about Transfermarkt, Mr. Gonçalves? No. We talk often, but not about that kind of things, you know. Okay. He's very professional, and I don't ask him about where he goes to play. But normally we talk often. Recently, he had a difficult situation in his country, Mozambique. But now is everything okay? So we don't talk about where he goes to play, which team. I would like to say also, Mario Rui is a very good left back. Yes, I coach him in youth in Sporting Lisbon, you know, when he was under 16. Giovanni Sporting, yes. Right. So I think he's a good option, Reinildo Mandanda. He's a very good option. Bene, quindi due calciatori che lui ha allenato potrebbero essere i due prossimi esterni sinistri del Napoli. Andiamo a tradurre, sì, ci ha detto lo sente spesso, ha un buon rapporto con Reinildo, lo ha sentito anche di recente, ma non parlano di calciomercato, c'è grande rispetto, insomma non gli chiede dove andrà a giocare, sono molto professionali su questo. Ultimamente il ragazzo ha avuto un po' di problemi personali nel suo paese, in Mozambico, per fortuna sono stati tutti risolti, hanno parlato l'ultima volta di quello, quindi non di calciomercato. E poi aggiunge di aver, questa c'era sfuggita, allenato Mario Rui all'under 16 dello Sporting Lisbona, quindi un ragazzo che conosce, e sarebbe una buona opzione, una buona coppia secondo lui di terzini per il Napoli. Beh, quella composta da Reinildo e Mario Rui, appunto. È stata una bella intervista a cuore aperto, ogni tanto ci capita pure di poter parlare con qualcuno che si esprime liberamente, io lo ringrazio, provo a farlo anche
in portoghese. Obrigado por falar conosco, Mr. Gonzalez. Muito obrigado. Grazie e buona mille. Sorte grazie na mille. Carriera del trainador. Obrigado. We'll wait grazie you in mille. Italy. We have a Portuguese trainer ever here now in Italy. So. Yes, okay. Yes, yes. Bye, when, bye. When I was in China, I had a goalkeeper coach from Italy. Ah. Yeah? His name is Matteo Buonavolontà. Ah, Matteo Buonavolontà. È stato il suo preparatore dei portieri okay. In Cina. Okay. Say hello to Renildo from us. Bye bye. Ok, thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Grazie all'ex allenatore del Mozambico. Dobbiamo fermarci perché abbiamo un po' sforato, immagino. Sì, vedo. Sì, mi sembra di sì. Un po' di riflesso, ma di poco. Quindi poi torniamo con la vostra voce di popolo 0216366363 e i WhatsApp al 339-666-9990. Tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, siamo nell'ultimo tratto della nostra trasmissione che vola, bisogna dire la verità, io sono proprio contento perché voi ci aiutate a renderla migliore questa trasmissione con i vostri commenti, con i concetti. Certo, non tutti, ci sono pure i cafoni che ci scrivono, ma noi li sopportiamo con estrema serenità perché bisogna dare voce a tutti. Facciamo gli auguri a tutti Luigi, esatto. E in particolar modo a Gigi Soriani, al nostro Gigi Soriani che ci ha appena offerto un dolcino che tu non hai preso. Io non ho preso perché faccio finta di essere a dieta, sottolineo faccio finta però. Invece Mario vedo che sta Mario non è a dieta e non fa neanche finta. Grazie Gigi, grazie della tua liberalità. Sentiamo un messaggio vocale. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Scusami, volevo chiederti che cosa ne pensi del rientro a Napoli di Sinatti. Niente, volevo sapere anche un tuo pensiero per quanto riguarda il non seguire il mister Sarri. Ciao, grazie e buona giornata. Allora, io mi soffermo sempre sul professionista, ricordatevelo, io non vado mai sul personale perché se cominciamo a andare sul personale di ognuno di noi non ne usciamo più. Sinatti per me è un ottimo preparatore atletico. Non a caso nei 3 anni di Sarri, con Sarri che giocava sempre con gli stessi 11, infortuni muscolari pressoché zero. Quindi questo vuol dire che è un merito. Il preparatore atletico ce l'ha e bene ha fatto il Napoli a riportarlo dentro, così come ha riportato Francesco Calzona, che era proprio il vice di Maurizio Sarri, e anche lui è stato, diciamo, riabilitato, perché poi entrambi nonostante avessero un contratto con il club sono stati allontanati poi quando andò via Maurizio Sarri, che non hanno seguito non perché loro non hanno voluto seguire, ma perché tra loro e Maurizio Sarri poi nel corso dell'esperienza partenopea si è rotto qualcosa. Comunque io che sono rimasto un po' schifato, lo dico senza proprio peli sulla lingua, dal finale di questo campionato e un po' in generale dal campionato, per il livello, per lo squallore di alcune partite, per i fatti a margine, provo a recuperare un po' di ottimismo nel dire che si aspetta, ci si prospetta ecco una bella Serie A, Raffaele, l'anno prossimo, sì. Perché l'Inter, che è la favorita d'obbligo, cambia allenatore, perde alcune incertezze. La Juve, è vero, torna Allegri, ma riparte da un quinto posto. Il Milan, il Napoli, e poi ci devi mettere che Roma e Lazio, che stanno dietro, hanno preso Mourinho e Sarri, e quindi devi capire come reagiranno. Insomma, potrebbe essere una bella Serie A con le squadre che finalmente giocano con delle caratteristiche che tu riconosci. Ci scrive Massimo Costa su Kolasinac, un giocatore di 28 anni compiuti per l'occasione ieri. Direi, caro Raff, che probabilmente hai visto giusto, dato che oltre al terzino sinistro egli può essere adattato come centrocampista di sinistra, sì, è vero. E difensore centrale, quindi direi niente male. Ma io penso che se un giorno 4-2-3-1 ti manca Insigne può giocarci anche Kolasinac, cioè lì dipende poi dall'avversario, ma è un giocatore importante, l'abbiamo visto anche in qualche partita contro il Napoli dove ha fatto veramente molto bene, quindi magari. Aggiungo che, vi ripeto questo nome che state sentendo solo da me da un po' di tempo a questa parte, si chiama Camara con la C e non con la K, che è un mediano che gioca all'Olympiacos nel Pireo. È un calciatore che già l'Udinese ha provato a portare via, ha offerto 10 milioni, sono pochi. Credo che con 15 lo si porti a casa ed è quel tipo di centrocampista che ha individuato Spalletti,
o che meglio ha chiesto al Napoli uno di corsa, di rendimento, di qualità, che nel caso sa pure tirare, diciamo un nuovo Allan, un Veretù che noi non siamo riusciti a prendere negli ultimi tempi, si chiama Camara, è un calciatore del Senegal, no, della Guinea, quindi sì, come Diawara, come Diawara, esattamente. Sentiamo altri messaggi vocali. Vai. Eccone un altro. Ciao Raffaele, ciao Andrea. Ciao. Detto che il Napoli è una fede immensa, quindi sempre forza Napoli, oggi volevo fare gli auguri a mio padre Luigi, che ascolta sicuramente la radio. Siamo distanti ma vicino col pensiero. Buon onomastico papà, auguri, amico Sanchez. Che bello però avere questi messaggi e ci affidate questo compito che noi accettiamo ben volentieri, anzi tanti auguri papà dell'amico Sanchez. E ovviamente tanti auguri anche a tutte le Luisa, no? Perché Luigi, certo, e Luisa festeggiano nello stesso nome. Questa è una cosa che ho scoperto in tarda età. Anche io, devo essere sincero. Quindi non è stato per fare, cioè non era un commento, non ci vuole, sessista, ma semplicemente avevo dimenticato la controparte femminile. Quindi auguri a tutte le Luisa. Messaggio vocale. Raffaele, buongiorno, sono Francesco. Io mi sono scocciato di sentire di sempre la partita con Verona, come è andata, perché, non perché, Gattuso, perché fa così, non fa così. Io voglio sentire solo una cosa da presidente. Quest'anno facciamo una grande squadra per cercare di vincere. Vogliamo vincere. Grazie. Ciao da Francesco. Ma vogliamo vincere che cosa? Lo scudetto, Francesco? Ma guarda che non è facile vincere lo scudetto se tu pensi che la Juve, che ha 360 milioni di debito, adesso va a ripianare il debito mettendo in cassa 400 milioni. Tu quando hai a che fare con queste realtà, ma non c'è niente da fare, vai sempre indietro, perché loro mettono soldi nel sistema. La Juve prende 400 milioni dalla tasca, non so quale, perché ne sono tante. La chiamano ricapitalizzazione. E quindi va a ripianare quel debito. Ma dove andiamo noi? Se c'è uno proprietario della Juve che può prendere 400 milioni da fuori e li mette nelle casse della società. A Napoli, passami la battuta, al massimo può succedere il contrario. Sì, certo. Nel senso che è giusto pure, perché io non biasimo De Laurentiis che fa del profitto anche questo lavoro, però non può essere solo questo. Il calcio è passione, se tu dimentichi la passione, il tifo se ne va da qualche altra parte. Ma diciamo che l'amministrazione De Laurentiis è ottima, forse amministrare non è un verbo che basta per vincere nel calcio, no? Forse a volte bisogna mettere. Certo, devi mettere anche gente che ne capisce di calcio, altrimenti che facciamo? Messaggio vocale? Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Ma volevo dire una cosa, ma che calcio sta diventando? Cioè, che calcio è diventato questo? Un ragazzo che sta giocando gli europei si può trovare in delle partite importanti, numero uno della nazionale, sta svolgendo le visite mediche per un club, ma stiamo scherzando, che poi tra l'altro ha tradito il club che l'ha lanciato, che si è tenuto suo fratello in banchina solo per accontentare lui, è mollati così. Questo è un calcio dei soldi, quindi la passione sta andando molto a finire. Ma a parte dei soldi, a me quando viene meno il rispetto che mi manda in bestia, perché a proposito di Donnarumma, ricordiamolo, miglior portiere esistente oggi in circolazione in Serie A, e questo non lo dobbiamo dimenticare. Non si discute. Però ricordiamo pure che a 16 anni lo ha fatto esordire, lo ha voluto titolare Sinisa Mihajlovic al Milan. Quindi, amico mio Donnarumma, tu non è che puoi lasciare il Milan in braghe di tela solo perché scade il contratto e non devono percepire neanche un euro dopo averti formato, dopo averti portato su, dopo averti difeso anche quando i tifosi ti lanciavano i dollari in campo. Alla fine avevano ragione i tifosi. Te ne sei andato per i fatti tuoi
senza lasciare nessuna eredità al Milan. Ma così è sbagliato. Tanto voglio dire, se Donnarumma avesse firmato un rinnovo a vendere, tra virgolette, con una clausola a 30 milioni, la pagavano il giorno dopo. Certamente. Per quello che è il valore del calciatore. Cioè, tu devi avere sempre rispetto. E invece no, perché sennò non strappavi i 12 milioni all'anno. E quindi. Vabbè, ma se tu pensi solo ai 12 milioni all'anno. O quanti sono, magari anche di più. Non so. Poi bisogna capire Raiola quante ne prende. Allora il calcio è già morto. Se noi ragioniamo così, il calcio è morto definitivamente. Messaggio vocale. Giorno. Buongiorno. Niente, lo voglio bene, voglio buona giornata. Reciproco anche a te. Ma certamente, è il minimo che possiamo dare, almeno la reciprocità. Ancora un altro messaggio vocale. La prima domanda in conferenza stampa a Spalletti: che cosa è successo a Napoli Verona? Perché lui ha ereditato una squadra di Napoli Verona. Ma Spalletti, che volete che ne sappia? Dai, amici miei. Ammesso che sappia qualcosa, sappiamo che è la verità che gli hanno raccontato. E dai, devono essere i protagonisti a raccontarcelo, o quantomeno io mi accontenterei solo delle scuse. Chiediamo scusa, altrimenti l'altra faccia della medaglia è che invece di chiederci scusa ci riempiranno di scuse. Non è la stessa cosa, Messaggio vocale. Simone il fornitore di Pezzami, un bacio. Così oggi è giornata di saluti e baci, va il bene, fornitore va bene. Di Pezzami, va bene, è estate comincia a fare caldo, molto caldo. Caro Raffaele, Meretta di Nova e Ospina all'Atalanta, mi dai un commento su questo? Ma poi per qua, per 2 milioni, io non lo perderei mai Ospina per 2 milioni, né lo darei a una mia avversaria per la Champions League. Gollini deve andare via. No? Io credo che con Gollini il rapporto sia chiuso, so per quale motivo. Però non perché sia più forte di Ospina, però è un signor portiere. Se il rapporto funziona, me lo tengo. Se tu hai visto quest'anno, tante volte ha giocato Sportiello al posto di Gollini. Credo che ci sia qualcosa tra Gollini e l'Atalanta, quindi hanno deciso di venderlo. Ultimo messaggio e ce ne andiamo. Ciao Riemma, sono Bruno da Grassanise. Volevo fare una domanda: ma perché non crescere dal vivaio e prendere un terzino e un centravanti fatto in casa? Grazie, come Gaetano. Ciao, un saluto e forza Napoli. Hai capito? Come se fossero delle pizze. No, ma se accetti di buon grado che il Napoli non compra più giocatori, investe solo sul vivaio e arrivi dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo per 6-7 anni, probabilmente alla fine riuscirai ad avere la scugnizzeria, come la chiamava De Laurentiis, il Napoli dei napoletani. Però noi che vogliamo vincere lo scudetto e che il secondo posto ci faceva schifo fino a 2-3 anni fa, saremmo disposti ad accettare questo? Non credo. Non lo so. Allora mi chiede la cortesia Simone di far sentire il giornale. Buongiorno Raffaele. Per scolarizzarsi basta seguire te su Radio Marte, liberalità. Sei un grande, forza Napoli sempre. Grazie amico mio. E poi ha mandato un messaggio a noi, ma lo doveva mandare a qualcun altro. L'importante è questo, essere sempre Simone nei vostri pensieri. Esatto. Grazie a Mario Palleggiano, alla parte tecnica, alla redazione, Paola di Genova, il nostro capo ufficio stampa. Grazie Raffaele Auriemma. Ciao Andrea Falco, noi ovviamente torneremo domani. L'Italia giocherà sabato prossimo, quindi sapremo tutta la settimana per parlare con l'Ucraina o con l'Austria. Pronostico: io dico l'Ucraina, secondo me è più forte, superiore. C'ha due calciatori, Yarmolenko e Miranchuk, che sono davvero fantastici. È vero. Adesso un'altra grande ora di calcio con Dario Sarnataro, Marte Sport Live. Noi ci sentiamo domani alle 12. Ciao, Marte Sport Live, voce di popolo con Raffaele Auriemma. Si gonfia la rete.